Buonasera. Volevo raccontarvi sì Garibaldi, ma principalmente Anita, la signora Garibaldi che morirà nella pinetta di Ravenna, a Comacchio anche per l'esattezza, e dedicare a lei una canzoncina che ho scritto e che ce la racconta, questa brasiliana che poi diventerà, diciamo, un'importante figura del nostro risorgimento e una delle nostre italiane più significative del periodo. Garibaldi la incontra nella città di Laguna perché combatte contro l'impero del Brasile, niente meno, per l'indipendenza del Rio Grande del Sud, una regione a cavallo tra l'Argentina e il Brasile. Così descrive l'incontro con Anita. Io passeggiavo sul cassero della mia nave Itaparicá, ravvolgendomi nei miei tetri pensieri e dopo ragionamenti di ogni specie, conchiusi finalmente di cercarmi una donna per trarmi da noiosa e insopportabile condizione, gettai a caso lo sguardo verso le abitazioni della Barra, così si chiamava una collina piuttosto alta all'entrata della laguna nella parte meridionale, sulla quale si scorgevano semplici pittoresche abitazioni. Là, con l'aiuto del cannocchiale che abitualmente tenevo alla mano quando ero sul cassero della mia nave Itaparicá, scopersi una giovine. Ordinai mi trasportassero a terra nella direzione di lei, sbarcai e avviandomi verso le case dove doveva trovarsi l'oggetto del mio viaggio, non mi era possibile rinvenirlo quando mi incontrai con un individuo del luogo che aveva conosciuto nei primi momenti del nostro arrivo. Egli invitommi a prendere caffè nella di lui casa. Entrammo e la prima persona che si affacciò al mio sguardo era quella il di cui aspetto mi aveva fatto sbarcare. Era Anita. La salutai finalmente e le dissi: tu devi essere mia. Parlavo poco il portoghese e articolai le proterve parole in italiano. Io avevo incontrato un proibito tesoro, ma un tesoro di gran prezzo. Se vi fu colpa, io l'ebbi intera. E vi fu colpa. Si rannodavano due cuori con amore immenso e si infrangeva l'esistenza di un innocente, il marito. Essa è morta, io infelice, lui, il marito, vendicato. Io conobbi il male che feci il giorno in cui, sperando di vederla ancora in vita, stringevo il polso di un cadavere e piangevo il pianto della disperazione. Io errai grandemente ed errai solo. Guarda la bella bruna, com'è leggera. Guarda come cammina la spada in mano. Viene da chissà dove, ma da lontano. Quando galoppa sola sull'altipiano. Anita Garibaldi, la brasiliana, cammina dentro un sogno, dentro un mistero. Bella come i disegni dell'avventura. Bella come morire senza paura. Bella come un'idea che diventa vera. Anita Garibaldi, la guerrigliera. Guardala attraversare le nostre strade. L'innamorata giovane, l'italiana. La libertà più bella e la più lontana. Guarda come sorride dietro la spada. Anita Garibaldi, la partigiana. Wow.